Allora, siamo con Raffaele Bencivenga, candidato a sindaco per le prossime comunali a Cesa del 31 maggio. Bencivenga, i toni di questa campagna elettorale più bassi e una campagna elettorale più propositiva, soprattutto quella del Movimento 5 Stelle. La nostra campagna elettorale è iniziata già da tantissimi mesi. Noi abbiamo iniziato ad andare nelle case, siamo stati tra la gente, con i cittadini, perché appunto il nostro programma, il nostro futuro lo facciamo scrivere a loro, ai cittadini. Le nostre proposte sono chiare, fruibili, semplici, perché il programma stesso è scritto da loro, è scritto dai cittadini. Una campagna elettorale, quella del Movimento, sui generis, non ci sono comizi di piazza, ma ci sono comizi direttamente nelle case dei cittadini. Infatti abbiamo diviso il paese in aree e praticamente andiamo con il nostro piedi tour, andiamo casa per casa, in zone, e lì spieghiamo ai cittadini come vogliamo il nostro paese, come vogliamo cambiare, come vogliamo dare una svolta alla politica qui a Cesa. Appunto per questo siamo andati presso i cittadini nelle case e abbiamo portato un'area nuova, un'area di cambiamento. Una strumentalizzazione fatta sulla sua assenza alla serata sul dibattito sul commercio. Perché quell'assenza? Vorrei dire ai commercianti, io sono vicino a loro. Vorrei dire ai commercianti che nel nostro programma c'è il commercio, ma a loro dico qualcosa in più. A loro verrà data una specifica delega. Saranno loro con noi a spiegare, a darci le giuste soluzioni per il settore commercio. Inoltre, per quella serata, allora, noi abbiamo ricevuto l'invito dal Presidente dei Commercianti e all'invito telefonico abbiamo subito detto sì. Successivamente, quando è uscita la locandina e abbiamo saputo che c'era anche il candidato regionale, abbiamo detto no. Noi alla vetrina politica, alla passerella politica, noi non ci siamo. Noi siamo dalla parte dei cittadini, siamo da parte dei commercianti, noi siamo cittadini come loro. Bencivenga, prossimo appuntamento con i 5 Stelle? Il prossimo appuntamento è tutti i giorni, il prossimo appuntamento è il 22, il prossimo appuntamento è adesso e fra mezz'ora. Noi siamo sempre in mezzo ai cittadini, sempre. Bocca al lupo, a presto. Crepi, grazie.